il film lo racconta in un momento preciso, cioè deve passare le vacanze di Natale con i suoi tre figli, è previsto che vadano in montagna, però per una serie di ragioni che scoprirete nel film, in realtà poi lui decide di portarli a casa di questo suo amico a Sabaudia, quindi al mare. E quindi già da questa premessa capite che tipo di padre è, cioè i bambini arrivano a Roma da Parigi vestiti da sci con scarponi, giubbotti e cose, e lui dice: vabbè, non si va più in montagna, c'è stato un piccolo inconveniente, andiamo al mare. E quindi passeranno queste vacanze natalizie in questa casa di questo suo amico che gliel'ha prestata, questo suo amico americano, appunto in spiaggia, una casa bellissima a Sabaudia d'inverno. E chiaramente il mio personaggio, sì, è un papà che non è abituato ad averli tutti e tre intorno, e che quindi questa forse è la prima volta che passa così tanto tempo avendoli tutti e tre con sé. È uno scrittore, è un sognatore, idealista, però un po' forse incapace di assumersi completamente le responsabilità, anche se a modo suo lo fa, insomma, non è proprio completamente affidabile. La premessa, il fatto che devono andare in montagna e poi si riporta al mare, dico, dice tutto del personaggio. Quindi, ho individuato, quando ho letto il copione, una vera qualità proprio di scrittura, e però anche ho subito manifestato a Ginevra una mia preoccupazione. Ho detto: ma Gino, qua il problema non è tanto, cioè il copione è scritto benissimo, però ovviamente siamo con Alba, ok, la conosco benissimo, so come lavora, come va bene, ci può stare. Ma il problema sono i bambini. Come faremo in mezzo con questi tre intorno che non sono degli attori professionisti? Dico, qui c'è da fare un lavoro, ero preoccupato di questa cosa qui. Ho detto: sarà molto faticoso, perché, e poi dobbiamo lavorare anche in scioltezza, e devo dire che Ginevra è stata bravissima durante le riprese. Da subito ho capito che avevo a che fare con una regista, anche se al suo primo film, ma una regista che ha una grandissima qualità, che è quella la più importante, secondo me, che un regista deve avere, cioè la capacità di entrare in empatia con i propri attori, e di essere capace di farsi sorprendere, no? E di avere questa di sentire che dall'altra parte del monitor, dietro la telecamera, dietro la macchina da presa, c'è un regista che vuole farsi sorprendere. Riccardo, tu hai già interpretato un padre nel Il ladro di giorni, ti rivedremo nello stesso ruolo nel nuovo film di Moretti e qui ovviamente sei il padre dei tre ragazzi. Volevo sapere, c'è un denominatore comune tra questi padri e quale credi che possa essere il ruolo di un padre oggi in una società come la nostra? Non parlo del lockdown, parlo proprio della società dei giorni nostri. Ad Alba, idem, non sei la madre di questi tre ragazzi, ma forse in alcuni momenti, no? Hai una certa mansione consolatrice tipica magari delle madri, non so, poi mi dici tu. E quale pensi? Penso però a Troppa Grazia, Figlia Mia, film in cui hai interpretato una mamma. Cosa pensi del ruolo di madre oggi? Stessa domanda ovviamente come per Riccardo. Le cose in comune con questi altri personaggi che sono padri, che ho interpretato in altri film, è sicuramente l'amore che lega un papà ad un figlio, che è un amore che in qualche modo a volte ti richiede di essere in secondo piano rispetto a tuo figlio, cioè tu in secondo piano. E quindi questo sicuramente è una cosa in comune, almeno se penso ai film che hai citato. E poi sempre una certa, come dire, difficoltà nel però anche andare al di là di quest'amore, di capire che per i padri, che i figli sono degli individui indipendenti, e quindi non sono sia i figli, ma anche
quella persona lì, un individuo indipendente da te, e viceversa per i figli di capire che sì, è tuo padre, ma è un... E quindi io in questo senso rivendico, ecco, cosa voglio dire, questa cosa che penso che per essere un buon padre, la figura del padre e della madre e della famiglia, penso sia centrale nella nostra comunità, perché non voglio parlare di società, dove invece apparentemente non è così. E quindi il ruolo è un ruolo importante, però bisogna anche trasferire questo senso di indipendenza ed essere capaci di fare un passo indietro per i padri e lasciare lo spazio ai figli che sono il futuro. Rispetto a in questo film, Benedetta non è madre, ma appunto proprio perché è un personaggio, come dicevamo prima, scritto in una maniera molto sorprendente, lei poi si troverà in realtà ad accudire delle debolezze di questi ragazzi con un fare materno. Allora, poi avete citato dei film, hai citato dei film Figlia mia di Laura Bispuri e Troppa Grazia di Gianni Zanasi, dove è vero interpretavo due madri, ma madri molto diverse, perché da una parte c'è una madre che non ha nessun conflitto in Troppa Grazia rispetto al suo, cioè è totalmente sta assolutamente a suo agio nel ruolo di madre. Dall'altra, nel film di Laura Bispuri, Figlia mia, c'è un discorso molto complesso sulla maternità, ovvero una madre che nega questa maternità e che poi all'interno della storia riscoprirà il sentimento primordiale di attaccamento a questa creatura che lei ha partorito e che invece ha abbandonato anni prima. Quindi non riesco a trovare né una similitudine tra questi personaggi né a fare un discorso in generale, non essendo io madre, sul cosa significa essere una madre. Posso forse dire che il sentimento che un po' poi tutti questi personaggi, sia madri disgraziate, sia madri più normali, sia non madri, che però diventano in qualche modo madri, condividono, è un sentimento di accoglienza. E quindi posso dire che forse tutti questi personaggi e l'essere madre vengono accomunati dalla capacità di sapere accogliere i figli, propri o non propri, insomma i sentimenti di questi bambini, ragazzi, adolescenti con cui si trovano a confrontarsi. E in un certo senso, secondo me, questo film racconta la possibilità di una famiglia che è una famiglia che, diciamo, si estende al di là del legame di sangue. Quindi Benedetta verrà prima, diciamo, messa in discussione e poi invece accettata all'interno di questo nucleo familiare anche dai ragazzi in maniere inaspettate, a volte più buffe, a volte insomma stravaganti, e a questo nucleo si uniranno anche gli amici, perché poi il proprietario di questa casa, l'americano, arriverà e farà parte di questa compagnia. Insomma, si creerà, secondo me, una nuova idea di famiglia, che è un'idea di famiglia in cui questi ragazzini conosceranno davvero il loro genitore per quello che è, lui prenderà la responsabilità dell'essere padre e Benedetta, diciamo, scoprirà, secondo me, capirà davvero il sentimento che la lega a questo uomo, anche per come lei sarà disposta ad accettare l'affetto di questi ragazzini. Aggiungerei soltanto una cosa, che per esempio la mia memoria di bambino, cioè io ho trovato da subito una totale empatia, per esempio, con,
con questa cosa che Alma immagina di nuovo i suoi genitori insieme, sposati, e quindi ha proprio delle visioni che in un modo, diciamo, anche molto ironico il film mette in scena. Però io mi ricordo che da bambino, un ricordo personale, i miei genitori litigavano così e quindi erano in minaccia di separazione, mettiamola così. Io avrò avuto 6-7 anni, l'età di Alma proprio, e andavo a letto e facevo la pregherina pregando che non si separassero, addormentandomi così proprio. Per cui voglio dire, cioè, il film da subito, attraverso queste dinamiche delicatissime, però così precise e raccontate anche con ironia, hanno fatto sì che io capissi esattamente quale fosse, ecco, quale fosse quella, il mio personaggio. Poi è un personaggio che c'è sempre, ma anche fa un po' da contorno, è come un po' una cosa ogni tanto poi li liquida continuamente, non so se avete notato, dice sì vabbè andate, però andate a giocare, è un po' una cosa. Quindi è chiaro che io l'ho costruito anche in memoria di quella che è, di quello che è il mio ricordo di mio padre, no? E quindi poi io penso che, ecco, un gran bel film è un film che, con caratteristiche diverse, in modi diversi, però riesce in realtà a mettere in scena dei personaggi con i quali poi il pubblico riesce a trovare un pezzo di sé, ecco. È stato, la cosa incredibile che è successa è che Ginevra ci ha immersi in un mondo, e quel mondo era immediatamente accogliente, vero, e un mondo in cui, credo che poi Riccardo sia d'accordo con me, era facile muoversi. Noi ci siamo trovati immediatamente a nostro agio, quindi è chiaro che è un mondo che derivava dalla sua memoria, un mondo che lei ha ricostruito con Chiara, con la scenografia, con i costumi, con tutti i reparti tecnici, quindi un mondo sia concreto sia poi invece fatto di sensazioni e di emozioni che erano quelle che poi raccontavamo nelle varie sequenze che ci trovavamo a vivere. E era il suo mondo, ma secondo me è stata talmente brava a creare questo universo che immediatamente questo universo è diventato il nostro, e quei personaggi li abbiamo abitati dal primo giorno. Io ricordo, dalle prime prove costumi che abbiamo fatto, questi personaggi esistevano, e non mi sono mai chiesta dove iniziava la mia memoria e finiva quella di Ginevra e viceversa. È come, siamo comunque donne, e anche Riccardo, apparteniamo alla stessa generazione, quindi da qualche parte la memoria di Ginevra mi riguarda, anche se abbiamo chiaramente storie familiari diverse, come con Riccardo, ma la sua capacità è stata quella di creare un contesto che contenesse anche il mio di ricordo, e quindi il mio ricordo diventasse supporto al suo e arrivasse a costruire con lei quell'universo che lei si era immaginata. Quindi credo che un po' è successo questo. E poi di sicuro a un certo punto questo nucleo familiare strampalato, improbabile, che lei ha messo in scena è diventato autonomo, nel senso che poi ha iniziato a vivere anche delle relazioni che si creavano tra noi e i ragazzi, tra i ragazzi tra di loro, che diciamo quasi da subito hanno messo in scena delle dinamiche tra fratelli, non essendo fratelli e non essendo attori, anche se lo sono stati in una maniera eccezionale, ma non lo avevano mai fatto. E tutto questo, secondo me, è stato grazie a Ginevra, che ha che ha un potere magico, oppure possiamo dire che è una grande regista. Forse tutti i grandi registi sono in realtà un po' dei maghi, che hanno quindi questa capacità per cui delle cose improbabili, assurde, delle relazioni che non esistono, dei mondi che non conosciamo, improvvisamente diventano più vicini del nostro mondo. Chiaro che i papà hanno un ascendente sulle figlie femmine, e viceversa, i maschietti sulle mamme. È un po' una dinamica, penso, atavica, ancestrale, che fa parte proprio della biologica, direi. Io certo che conosco il padre di Ginevra, e
Quindi, però non mi sono lasciato condizionare, non ho minimamente neanche cercato di entrare in questa dinamica, perché in fondo, diciamo appunto, il film è comunque è una rielaborazione di momenti, di ricordi di Ginevra, però che sono stati poi appunto, si sono trasformati e sono diventati il film che vedete, tenendo conto anche dei miei ricordi, dei ricordi di Alba, delle reazioni dei bambini, quindi il film diventa in questo senso, poi si riappropria, è come è un'entità indipendente persino dalla regista, persino dagli attori, persino dal produttore, insomma da tutte le persone che lavorano e ci pensano. Il film è proprio è l'unione di tutti questi pensieri, di emozioni, e quando e il risultato poi appunto è un insieme di ricordi, di memorie, di esperienze, per cui a me piace molto il cinema per questo, perché in fondo è veramente un lavoro fatto nella condivisione, nell'empatia, ecco, nell'empatia, che è la cosa più importante, e che forse è anche la cosa che un po' è a rischio in questo momento. Per cui anche adesso che sto parlando, dico, no? Perché poi siamo in più, c'è pure uno schermo adesso, siamo pure nei riquadri, questi riquadri maledetti, nei quali ci hanno ficcato tutti. Per cui ecco, io cerco sempre di il mio desiderio è quello proprio di voler rompere lo schermo, ecco. E devo dire che il cinema, a differenza di altre cose che utilizzano l'audiovisivo, il cinema ha proprio questa differenza qui. Al di là di come lo si veda, di dove lo si guardi, il cinema proprio cerca di dare voce al silenzio. Il merito va a Ginevra e Chiara, perché hanno creato comunque un personaggio secondario, perché comunque il film ruota intorno ai ragazzi, a Carlo, e però c'è questo personaggio femminile che in molti altri film sarebbe stato bidimensionale, perché comunque è una specie di amante, assistente, però che comunque entra e esce dalle scene, ma non è mai lei che diciamo è la scena, e quindi in molte altre situazioni sarebbe rimasto un personaggio bidimensionale grazie a questa scrittura e grazie poi al lavoro che abbiamo fatto, che ha fatto Ginevra con noi. Benedetta è diventato un personaggio sorprendente, cambia in continuazione, non capisci mai bene quello che farà, e diventa poi motore. La cosa che mi piaceva moltissimo è che questo personaggio desse la possibilità agli altri personaggi di cambiare. Mi ricordo che all'inizio ridevamo con Riccardo perché in tutte le scene c'era scritto tipo la scena iniziava e a un certo punto entrava Benedetta e diceva qualcosa, e io dicevo: ma non posso sempre entrare, insomma, devo, o ci sto o non ci sto, insomma. Quindi venivo molto presa in giro da Riccardo, che mi diceva: no, tu sei marginale, tu stai al bordo. Fa capolino, ogni tanto arrivai e facevi capolino, ecco, è arrivato. Però diciamo che cioè, esiste la possibilità di creare dei personaggi femminili che in tanti altri contesti risulterebbero dei cliché, e che invece sono capaci di un'autonomia, di un'indipendenza, e di diventare anche, se al margine, motore in qualche modo della storia.